In 2 anni alla ASL dell'Aquila sono andati persi ben 226 posti di lavoro. Dal conto annuale 2018 la ASL 1 certifica un'ulteriore perdita di posti di lavoro pari a 226 unità nel biennio 2016-2018, di cui 160 unità lavorative nel 2018 rispetto al 2017. Per queste ragioni la CGIL della provincia dell'Aquila, che insieme alla funzione pubblica e al sindacato dei pensionati ha indetto per la giornata di venerdì 12 luglio dalle 10 alle 12 un presidio pubblico davanti al CUP dell'ospedale San Salvatore per ribadire appunto la necessità di maggiori investimenti sul sistema sanitario pubblico. In forza dal suddetto conto annuale, ha spiegato la CGIL, risultano 3.223 lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto ai 4.053 previsti dalla dotazione organica del 2014. Questa dotazione risultava già di per sé carente di ulteriori 267 posti di lavoro. Ne consegue per il sindacato una carenza complessiva pari a 1.107 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una vera e propria emergenza. In particolare risultano cessati dal lavoro per il 2018 229 unità lavorative, risultano contestualmente assunte nello stesso periodo solo 69 unità, con una perdita netta pari a 160 posti di lavoro, pari ad un turnover del 30%. Questa carenza di personale risulta essere parzialmente compensata con il ricorso al lavoro precario. Evidenzia però la CGIL un'incongruenza rispetto al calo strutturale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed un ricorso massiccio all'uso di lavoro interinari per un costo che passa da 2.200.000 euro l'anno nel 2016 a 7.110.000 euro dell'anno 2018. A fronte di questa spesa, che aumenta secondo la CGIL, si rileva però un'inspiegabile diminuzione del costo del personale attinto dalle graduatorie vigenti per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato.